Ma capita anche a voi che ogni tanto quando vi mettete e vi dedicate a fare qualcosa, mi raccomando, per 5 minuti non mi chiamate. Sembra fossi preda. Ma subito vi chiamano. Io fortunatamente non sono un patito dei telefonini, questa roba qui, ma quindi ce l'ho il telefono. Vecchio, è un riciclo di un qualche cosa di mio figlio. Nel frattempo avrà già cambiato 4-5, io c'ho sempre il vecchio del vecchio. Vabbè, comunque, allora, volevo fare un po' di questo qui, per staccare un po', quindi ho messo, come vedete, un po' di rosso e un po' di arancio. Questo qui è vuoto e poi mi servirà per... Ora lo levo perché sennò faccio come... Capita ogni tanto, fra l'altro, ma c'ho un bicchierino di grappa, è poca, e bisogna tengo lontano, se no affinché ci zuppo il pennello dentro, come se fosse un diluente. Non ridete perché mi è già successo, non una volta, diverse volte. Allora, per evitare, insomma, non è il massimo, ecco, insomma. Ok, allora, andiamo a... Ecco, come vedete, che succede? Che c'è, Frida? Cosa hai trovato? Eh? Dai, non ti faccio salire qui sopra perché c'è tutta questa roba, poi mi rimane incollata ai colori e tutta questa roba. Questi dipinti qui, cercane in irrequieto, si vede c'è un po' di rumori strani. E lei non sopporta rumori che non conosce. È un cane, cane abbastanza irascibile, bellissimo, proprio tranquillona, ubbidiente, no? Però prima è sensibile al cibo. E quindi se volete comprarvi un cane basta poco, basta una mezza salsiccia e ci avete il cane. Vi segue, anche sulla macchina, se la lasciate aperta con la salsiccia dentro, vi portate via il cane. E cavolo, stavo dicendo, non mi ricordo più, stavo dicendo, no, parlavo del quadro, lasciamo perdere. Allora, mi piacciono questi quadri qui perché no, non si deve stare attenti alla precisione assoluta, no? Io non amo quei quadri dove c'è la, come posso dire, la maniacale attenzione al particolare, al pelo, a quel riflesso che se... No. È una cosa che mi manda fuori di testa. E allora mi piacciono i quadri così, proprio dove c'è il segno... qui questo non mi piace, il pezzo di sporco. Dove c'è il segno graffiato, dove c'è il segno preciso che va sopra un altro segno. Insomma, mi dà il senso della vita. No? Dove le cose non vanno come dovrebbero, come uno vorrebbe che andasse, no? Dove tutti sono bravi, dove c'è la signora del mulino bianco con tacchi a spillo che fa la spesa o che fa da mangiare, no, quella non è la vita vera. Allora mi piace il segno così sparato come una brutta parola, come un... E quindi mi piacciono queste cose. Mi piace anche farle poi, nel senso, mi piace il quadro, e poi le brutte parole, me ne scappa poco. Non sono, sembro uno tranquillo, però poi sono anche uno abbastanza fumino, Ho sempre idee mie che vanno un po' fuori. Buona sta grappitta, Una volta bevevo un po' di più, onestamente, soprattutto quando ero in giro con le barche. Una volta che eravamo arrivati tranquilli, si faceva un po' di festa, tutto era a posto, le vecchie paure che sono sempre paure moderne, sempre attuali. Cioè, una volta che insomma tutto tornava
in quel binario consueto e conosciuto, ci si andava un po' pesantuccico con vino, birra, qualche alcolico, poco perché costavano, eh? Ai tempi non è che c'era tanti soldi in giro, eh? E allora ci si lasciava un po' andare, ma sempre in maniera tranquilla, non abbiamo mai esagerato da schiamazzi. Oddio. Allora, ora facciamo uno zoccoletto qui di un colore un pochino più. Allora, vediamo un po'. Blu. Come vedete, i colori che sto usando non sono tantissimi, eh. Alla fine sono sempre gli stessi, mescolati in maniera diversa. Allora, vediamo un po' questa zona qui. Ora qui ci siamo quasi. Va organizzata in maniera. Allora io qui no, non andrei. Andrei quasi su un viola scuro. Vediamo un po'. La mettiamo un po' di rosso. Perché ho fatto dei disegni preliminari per questa cosa qui. Colorati, eh? Disegni però con le cere molto velocemente. Però erano troppo arlecchino, non mi sono piaciuti tanto. Poi al solito tra dove è la fine il cane? È sparito il cane. Mi serve un po' di, vediamo un po', rosso, ci metto un altro un po' di questo blu scuro, di questo blu, eccola, blu oltremare. Vediamo un po' cosa viene fuori, perché non lo so di preciso. Allora, puliamo anche il pennello che così fa abbastanza schifo. Allora, dove ho messo il barattolino? L'abbiamo levato, eccolo qui. Cosa andiamo a finire? Bello sto colore, però, eh? Non so se si riesce a notare. È forte sto colore, eh? Bello. Vorrei dopo una prima volta così. Sì, non è male sto colore. Allora, questo leviamolo perché sennò rifaccio la stessa cosa. Ho fatto prima ci zuppo il colore e sì, il pennello è. Allora, rifacciamolo un po', perché, ecco qui. Ora, perfetto. Uguale? Sì, abbastanza. Ok.
Sembrare nero, ma non è nero, eh. Questo colore qui, come avete visto, l'ho fatto col blu, rosso, arancio e ogni tanto ci metto un poco di bianco. Qui colore un po' più, allora, prendiamo un po' di giallo, ecco, giallo cromo chiaro, ma come ho detto anche prima, i colori sono un po' un'opinione. Ecco, pennello piccino, pulito, però prima pulito. Allora, facciamo il colore. Un po' di verde. Andiamo a fare il pesce. Faccio una cosa, metto un po' di zoom e forse è meglio. Vediamo un po'. Piccolo esperimento, non so se viene una bella cosa o meno, giusto per provare. Ora, una cosa che non ho detto, ma ho fatto il disegno, come avete visto, con la grafite, con una matita molto, era un 4B, adesso non mi ricordo, quindi non la trovo. Vabbè, comunque mi pare una matita bella, bella nera. E ha una particolarità, come tutte le matite, un po' belle nere, un black, no? Vista per black, lo sapete. Ed è quella di lasciare appunto un segno marcato, si vede. Per evitare che si sporcasse il colore una volta che viene toccato dalla pittura olio, cosa ho fatto? Prima di iniziare ho preso un po' di fissativo acrilico, di trasparente acrilico e gli ho dato una spruzzata veloce. È una tecnica questa che già avevo fatto vedere, quindi non è una novità assoluta, non è un'invenzione mia, io riporto soltanto vecchie tecniche più o meno conosciute. E giusto per evitare che si sporchi il colore una volta che ci andate sopra, se no diventa tutto un impasto fastidiosissimo da vedere e da sopportare. Quindi ecco, è una cosina che potrebbe essere interessante.
perché se a un certo punto vi dite no, non mi piace, il disegno era bello, però ha avuto colori strani, sporchi, non mi piace, prendete il vostro straccio col diluente, date una bella pulita, non col diluente nitro, diluente sintetico, date una bella pulita, a meno che non siano passate troppe ore, sennò diventa un po' problematico, date una bella pulita, dicevo, e vi ritrovate di nuovo quel disegno originale e cominciate da capo. Quindi ecco, può essere una doppia opportunità, non sporcare tutto e nello stesso tempo poterlo recuperare il disegno. Quindi non è cosa da poco, alla fine è una bella cosa anche questa. Questo è da fare la bottiglia, ecco fatto. Allora, andiamo a fare la bottiglia, intanto leviamo un sporco. Una cosa interessante dei quadri dei dadaisti, dei cubisti della prima era, erano le bottiglie, cioè il vat. Se andate a vedere si trova sempre spesso questa bottiglia di vat. Che era sempre di un rossiccio, quasi questo colore qui, con l'etichetta bianco sporco. Ovviamente. Probabilmente era un liquore che andava in voga a quei tempi, non lo so, non mi sono mai interessato più di tanto.
come vedete sto prendendo colori che già ho usato per tutto il resto, quindi ve inventate un po' i colori. Ok. Più sono lontane, più si, diciamo, si avvicinano al colore del fondo. Quindi, come vedete qui, che l'ho fatto un po' più vicino, un po' più netti, un po' più comprensibili. E man mano che ci si allontana, li ho resi un tantinello più evanescenti. Qui se poi trovo un colore un pochino più adatto. Posto. Mi serve un po' di rosso che ho finito. Ecco, lo mettiamo da una parte pulita. Dov'è che si vede? Qui. Ok. Allora. Arancio. Ecco, andiamo a fare questi due fiori. Ok. Un po' di rosso pulito. Giallo, vediamo un po' una parte luminosa, una puntina di bianco, proviamo a pennello, andiamo a fare anche quest'altro. Rosso, rouge, rosso un pochino più acceso, bianco, ecco qui, bianco, allora. A posto, ce ne sono altri fiorelloni? No. Ok, andiamo a fare questi due vasi. Ah, qui c'è un'altra foglia, non l'avevo vista, mi era sfuggita la foglia. Allora. Ecco. Po' di blu.
cardiaco. Ok, a posto. Che lo facciamo dopo? Se andiamo a... Ah, ma qui c'è un'altra di foglia. Ah, è un altro fiore, ma non l'avevo visto. Mi sto distraendo un po', eh. Anche perché sto usando un pennellino piccolo, che non è proprio il mio massimo desiderio. Ma siccome sto facendo cose un po' fini, un po' piccoli, insomma, usare il pennellotto grosso sarebbe un po' troppo. Po' di scuro. Po' di chiaro. Ok, qui. E qui andiamo a fare. Ok. Questo è altro fiore. Abbiamo questo verde. Usiamo un po' il pennello, se non è il colore troppo sporco. Allora, e ci risiamo. Rifacciamo colore. Ecco, disegnavolo un po' così. Vale. E anche un pochino di sporco qui dietro, eh? Ok, ecco fatto, a posto. Beh, questo lo facciamo dopo. Andiamo a pensare un po' di nuovo. Allora, qui ci vuole un po' di colore, che ho finito, un pochino di nero per riprendere un po' il fondo. Ok, allora giusto qualche peletto che è rimasto qua e là, un po' di rosso ancora. Vediamo un po' se si riesce a rifare il colore più o meno simile. Ci siamo, ci siamo. Vabbè. Piccole cose, ora però ci vuole un altro po' di fondo. Qui sotto, così. Lo giro un po' perché sennò non riesco a fare la linea decente. Vale, allora.
Sempre seguendo questa falsariga che state vedendo ora, però un po' più esasperato di questo. Questo è ancora un figurativo, diciamo, abbastanza classe, abbastanza, insomma, normale, diciamo, anche se c'è qualche piccola stravaganza, ma insomma niente di estremo. Mentre quest'altro che ho fatto, poi casomai ve lo faccio anche vedere, perché non è certo un segreto, lì c'è, ecco, una piccola esasperazione dell'idea, e potrebbe essere interessante. Ok, allora. Ora è probabile che si veda poco con la telecamera, perché sono colori che sembrano quasi, quasi uguali, quasi simili, però hanno una loro particolare evidenza. Ok, allora. Ora non lo so se l'ho fatto vedere o no, perché a un certo punto mi si è spenta la telecamera e non ho visto più niente. Però se ci fate caso, qui con la punta del pennello, di questo pennello qui, mi sono messo a graffiare il disegno. Quindi non ho fatto nient'altro che ripassare praticamente il disegno in maniera grossolana, non precisa, ma alcuni tratti lo faccio qui tanto per farvi vedere quello che ho fatto. Ok? Quindi ho semplicemente ripassato ecco. Niente di straordinario, solo una semplicissima ritoccata. Ecco. Posto? Mi serve un po' di blu da mettere insieme al nero, perché troppo nero non mi piace, quindi sempre un po' di questo blu oltremare, poco, che mescolo col nero. Il nero lo lascio prevalentemente per la parte, diciamo, più in ombra, ok? Mentre per la parte dove prende un po' più di luce, ci aggiungo un pochino di blu, proprio una leggera ombra, diciamo così, un leggero tratto. Ecco. Ora.
Ok. Non ci voglio fare di più, basta. Ok, allora. Così. Basta, voglio fare altro. Ho fatto il tondino del bicchiere. Ecco, così. Allora. Sì, andrei su un colore scuro, non chiaro. Non chiaro. Allora, vediamo un po'. Potrebbe andare? Sembrerebbe di sì. Sì, ok, io però bisogna che mi metta in piano perché sennò non riesco a lavorare. Allora, questo è un mattone, eh? Mattone foderato con nastro isolante. Ok, allora, mettiamoci per benino. Ecco. Ok. Oh,
Tocca anche a lui, al nostro Liscone. Troppo forte. Oh, io avrei anche finito, ora me lo guardo un po'. Ah no, no, non ho finito, quella misera, non ho finito. Mi manca tutto il contorno. Il contorno è parte del quadro essenziale. Allora, voglio fare la cornicetta, praticamente, ecco, la voglio verniciare di bianco, però uso bianco acrilico, quindi bianco acrilico, così asciugo la svelta, ma più che altro non è lucido. Mi lascia questa patina opaca che al momento mi piace, poi se la voglio lucida, però mi piace opaca adesso. Non so quanto ci ho messo a fare questo quadretto, eh? Però sicuramente molto più del tempo che impiego a fare altri tipi di soggetto. Ma era scritto che fosse una cosa abbastanza lunga, perché quando ci sono tanti particolari, tante piccole cose, è normale. Ma pensate che ci sono dei quadri in cui ci si passa veramente, con cui ci si passa veramente tanto 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 tempo. Questo è il nostro lavoro per questo ultimo scorcio di anno. Come sempre, vi auguro tantissime buone cose, divertitevi e speriamo in un futuro migliore. Ciao a tutti.